Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo vlogmas. Questo, se non ricordo male, è il numero 6 e oggi è l'11 dicembre. Mi sono svegliata circa un paio di ore fa, mi sono già truccata perché questo pomeriggio devo andare a lavoro, in realtà nel primo pomeriggio, subito dopo pranzo, e lavoro tutto il giorno fino a stasera alle 9. Quindi mi sono già truccata, così almeno non ci penso più, però devo fare ancora colazione. Quindi adesso mi preparo un tè caldo, un caffè, un cappuccino, una cioccolata calda, non so, devo vedere, adesso decido. Mangio qualche biscotto, così mi dà la carica. E sì, sono ancora in pigiama, questo è un classico ormai, mi conoscete, mi piace stare in pigiama in casa, anche se poi andrò a cambiarmi. E stamattina mi sono svegliata super contenta, innanzitutto perché c'è una luce pazzesca, c'è un sole bellissimo oggi, non so se riuscite a vedere. Sono praticamente davanti alle scale che mi portano nelle camere e dalle camere arriva una luce pazzesca, vi faccio vedere. Guardate, arriva un fascio di luce luminoso, infatti ho tutte le camere belle illuminate dal sole, quindi già questo mi ha fatto svegliare super contenta. E in più sono arrivati nuovi sgabelli, come vi ho fatto vedere ieri, e quindi stamattina mi godo questa new entry facendo colazione qui sull'isola. Come vi dicevo ieri, questi sgabelli sono molto più alti rispetto agli altri, o meglio, questi essendo fissi hanno questa misura, non si possono regolare, gli altri invece si potevano regolare in altezza e quindi noi li tenevamo leggermente più bassi. Di conseguenza ero abituata a un'altezza un po' più bassa, un po' come quando si mangia al tavolo. E invece in questo caso sono un pochettino più rialzata. Questi sono proprio gli sgabelli che si trovano ad esempio nei bar, oppure mi viene in mente anche il bar dell'IKEA, il ristorante dell'IKEA, che ha gli sgabelli molto molto alti, ecco, più o meno è questa altezza. Ieri poi, consultando il sito, mi sono accorta che c'era anche la versione un pochettino più bassa, però ho paura che quelli risultavano essere poi troppo bassi, quindi tengo questi e basta. Adesso bevo il Nesquik, stamattina ho voglia di cioccolata, quindi mi sono preparata questo. E poi come biscotti mangerò giusto un paio di questi qua, che a me sti piacciono tantissimo, sono della misura e sono biscotti al cioccolato, anzi al cacao e riso soffiato, senza latte e senza uova. Sono davvero una bomba, buonissimi. E poi ovviamente anche un po' di succo di frutta, che mi piace sempre molto bere al mattino. Voilà. Poi, già che ci sono, potrei anche aprire il calendario dell'avvento, visto che oggi devo aprire soltanto un giorno, in quanto ho registrato il vlog proprio ieri. Quindi potrei tranquillamente aprirlo adesso, così non ci penso più. Prendo un biscottino e recupero il calendario che ho lasciato proprio qui ieri sera. Stavo cercando il numero 11 e non lo stavo trovando perché è piccolino, è questo qua. Voi che dite? Secondo me c'è uno smalto, si sente, cioè si capisce sia dal rumore, dal peso, ma anche da quello che c'è scritto. Abbiamo già trovato uno smalto rosso, uno smalto oro glitterato. Questo secondo me potrebbe essere uno smalto argento. Vediamo se ho indovinato. È uno smalto ed è quasi argento, più che un argento è un grigio, però è un colore glitterato, quindi ci sono andata abbastanza vicina. Peccato soltanto che gli smalti di questo tipo li utilizzo poco, mi piace utilizzarli soltanto su un'unghia, non su tutte le mani, perché il risultato finale poi non mi piace molto. Se su un'unghia sì, su tutte no, quindi li sfrutterò poco, magari questi li regalo. Ok, momento calendario dell'avvento è già finito, quindi riprendo la mia colazione. Tra l'altro, poco fa ho pubblicato su Instagram una foto dove vi faccio vedere il tavolo della sala da pranzo, l'angolino che c'è di qui, tutto addobbato, insomma, per il Natale. Vorrei tanto mettervi la foto degli sgabelli,
Però ci tengo prima a farvi vedere questo YouTube, quindi ci tengo che esca prima il video e poi vi metto la foto anche su Instagram. Però davvero non sto più nella pelle, perché alla fine il risultato finale mi piace davvero molto e sono stata, cioè siamo contenti di questa scelta. E gli sgabelli che avevamo prima erano degli sgabelli in realtà più costosi di questi, e erano fatti, comunque sono fatti molto bene anche quelli là, sono comodi anche loro. Però ragazze, erano davvero pesantissimi, cioè non riuscivo più a gestirli. Pulire questo angolino era diventato davvero un problema, perché pesano davvero tanto. E la piantana, non so se si chiamarla così, ma la base in acciaio, quella quadrata che regge poi tutto lo sgabello, era davvero pesante e mi prendeva sempre dentro le gambe, quindi facevo sempre un sacco di male. Che poi in realtà neanche questi sono super leggeri, cioè non si sollevano con un dito, sono molto, cioè sono più pesanti delle sedie uguali che ho qui in sala da pranzo. Giustamente le sedie sono anche più piccole, però sono comunque più leggere rispetto a quelli che avevo prima e sono anche più facili da spostare, e quindi sono contenta insomma di aver fatto questo acquisto alla fine. Comunque stamattina vorrei andare a dare una riordinata e una pulita al soppalco, quindi zona divano, tappeto e anche il soppalco dove abbiamo adesso il computer, perché avendolo ormai sarà 5-6 giorni che ce l'ho lì, non l'ho più spostato, alla fine mi trovo molto bene. E quindi iniziando ad utilizzare anche quella zona della casa, ovviamente si sporca. Prima, non utilizzandola praticamente mai, andavo a pulirla una volta tanto perché comunque era sempre in ordine. Adesso che invece la sfruttiamo, ovviamente si sporca anche più facilmente. Quindi volevo pulire la parte più alta della casa insieme a voi prima di pranzare e poi di andare a lavoro. Non ho proprio voglia, però mi tocca. Stavo finendo di riordinare la cucina dalla colazione, ora devo pulire perché mi è caduto un po' di cioccolato, mannaggia. E dicevo, mi è venuta in mente una cosa, quindi adesso voglio provare a farla, ovvero andare a mettere sugli sgabelli dei cuscini con delle fodere natalizie. Però se non ricordo male ne ho soltanto 3 e gli sgabelli sono 4. Però vado a vedere in camera, vediamo se è una cosa che si può fare. Queste sono le fodere di cui vi parlavo, però appunto come ricordavo ne ho soltanto 3. Ne ho 2 con lo sfondo color crema, diciamo, e poi i disegni rossi, e poi ne ho una tutta rossa con disegnata questa renna molto carina. Però appunto sono 3, tra l'altro sono anche abbastanza grandi perché misurano 50x50, quindi bisogna utilizzare l'imbottitura, quella più grande, che devo rubare ai cuscini della camera da letto perché non ne ho. Faccio questa prova, vediamo come ci stanno, in caso li potrei portare sopra sul divano oppure sulla poltroncina che ho vicino alla lampada da terra. Adesso facciamo un po' di prove. Mi fermo qui perché non mi convincono. In realtà il cuscino, la fodera è anche più piccola, non è 50x50, ma è quasi, è un 40x40 molto abbondante, però non mi piace, quindi li lascio vuoti senza nulla, così come erano prima. E questa fodera con la renna, che comunque mi piace molto, questa qui, la metto su di sopra. Ed eccomi arrivata qui sul soppalco, ho già portato, non so se intravede, sì, l'aspirapolvere, l'ho portata su, anche il cambio per passare il tappeto, e ho preso anche il picchio per passare i divani. Poi passerò alla zona più in alto dove ci sono, cioè dove c'è soltanto il mio computer. Thank you.
finito di pulire il primo soppalco, adesso la cosa che più mi interessa sono i gradini della scala in vetro, che però voglio passare semplicemente con lo Swiffer, perché essendo gradini in legno non voglio rovinarli con l'aspirapolvere, quindi vado sempre a passarli con un panno, in questo caso utilizzo lo Swiffer. E poi ho ascoltato il consiglio di una di voi e ho spostato il pacco regalo dall'altra parte della poltrona, così in questo modo quando si sale sul soppalco il pacco regalo non resta nascosto dal puff, ma si vede bene. Adesso vi faccio vedere. Ecco qui, prima il pacco regalo era al posto di questa cesta, però effettivamente con davanti il puff era un pochettino nascosto, quindi l'ho spostato di qua come mi è stato consigliato da una di voi, e devo dire che effettivamente sta molto meglio e si nota molto di più. Detto questo, facciamo la scala, anche perché sono abbastanza in ritardo. Ufficialmente finito di pulire i due soppalchi, era un lavoro che volevo fare già da qualche giorno e stamattina, avendo la giornata libera, ne ho subito approfittato, però adesso devo volare al lavoro perché sono molto tirata, quindi vado a cambiarmi e appunto vado al lavoro, quindi questo video direi che può finire qui. Spero di avervi tenuto compagnia in questo vlog, non so quanto sia uscito lungo in realtà alla fine, perché quando faccio le pulizie mando tutto molto in velocità, quindi poi magari sarà anche un vlog corto, però ogni tanto ci stanno anche video corti, poi magari farò un video lungo, non lo so. Comunque spero appunto di avervi tenuto compagnia. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi vlogmas e mettete un pollice in su se questa tipologia di video vi piace. Un bacione e al prossimo video, ciao.